Thank you.
Amici sportivi di Voci Meteliane Aquilotto, buon pomeriggio. Siete collegati in diretta con lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, dove fra 15 minuti circa avrà incontro la gara fra Brindisi e Cavese, valida per lo spareggio promozione. La formazione che riuscirà ad avere la meglio quest'oggi approderà al campionato di Serie C. Una gara che vale un'intera stagione. La Cavese ci arriva avendo battuto 7 giorni fa in casa il derby, nel derby la Nocerina per 6-1. Il Brindisi invece si è imposto a Santa Maria Capua Vetere. Due formazioni che sono praticamente appaiate in vetta alla classifica da 2 settimane, allorquando nello scontro diretto in quel di Brindisi la formazione pugliese è riuscita ad avere la meglio sulla Cavese per 1-0, decisivo il gol realizzato da Sirri nella ripresa. Andiamo a leggere subito le formazioni. La Cavese in campo con Colombo, Maffei e Aliperta, Foggia, Cuomo e Bubas, Basile, Altobello, Bacio Terracino, Mugnoz e Magri. In panchina con mister Troise siedono Angeletti, Rossi, Gagliardi, Vanegas, Tumminelli, Bezzon, Puglisi, D'Amore e Fissore. Risponde il Brindisi con il seguente 11: Vismara, Gorzeleschi, Cancelli, D'Ammacco, Danna e Valenti, Malaccari, Opola, Sirri, Di Modugno e Santoro. In panchina con mister Danucci siedono Di Fusco, Esposito, Triarico, Felle, Caderosa, Sesai, Baldan, Stauciuk e Maltese. Lige incontro il signor Tonambei della sezione di Cuneo. Gli assistenti sono Galasso di Torino e Macchi di Gallarate. Si gioca davanti a una bellissima cornice di pubblico. Da Cava dei Tireni sono giunti più di 2000 supporters che sono sistemati in tribuna proprio sotto la nostra postazione. Stanno facendo un gran baccano, stanno dando supporto ai propri sostenitori. Li vedete inquadrati, veramente un muro umano quello presente in tribuna. Dalla parte opposta ci sono i tifosi del Brindisi che occupano la gradinata e la curva. Al momento ancora pochi i tifosi sistemati in curva per quel che riguarda il Brindisi. In merito alle formazioni, mister Troise ha optato per lo stesso 11 che 7 giorni fa si è imposto nel derby contro la Nocerina, eccezione fatta per il rientrante Altobello. Quindi Cavese in campo con Colombo fra i pali, in difesa da destra verso sinistra agiscono Basile, Altobello, Magri e Maffei. I due interni di centrocampo saranno Aliperta e Cuomo, supportati a destra da Mugnoz, a sinistra da Bacio Terracino, coppia d'attacco formata da Bubas e Foggia. Risponde il Brindisi con l'11 tipo 4-2-3-1. C'erano dubbi legati all'impiego dal primo minuto del capocannoniere della formazione pugliese Opola, che aveva svolto lavoro differenziato, allenamento differenziato in settimana, è però regolarmente in campo, una pedina imprescindibile per l'11 di mister D'Ammacco. Quindi formazione brindisina in campo con Vismara fra i pali. I due esterni di difesa sono Valenti a destra e Di Modugno a sinistra, i due centrali Gorzeleschi e Sirri. A centrocampo agiscono Malaccari e Cancelli con il tridente composto da Opola, D'Ammacco e Danna alle spalle di Santoro. Abbiamo accanto a noi Nunzio Siani, al quale chiediamo subito un parere tecnico su questa partita. Nunzio, a tuo giudizio che gara sarà? Buon pomeriggio, in realtà insomma parere tecnico neanche mi permetto di darlo, ma certamente una partita come tutte le partite secche sono partite incerte che possono essere decise dagli episodi. È chiaro che si affrontano due squadre che hanno fin dall'inizio avuto il favore del pronostico insieme a Casarano, insieme al Nardò, un po' più defilato il Barletta che poi ha avuto una grande, grandissima stagione sinceramente la formazione di Farina. Quindi è una partita da giocare in 90 e più minuti, bisogna capire se i due allenatori l'hanno preparata per giocarla nei 90 o comunque nei 120, si arriverebbe eventualmente in caso di parità fino ai calci di rigore. Certo, dicevi tu prima, c'è un muro umano meraviglioso qui, tutta Cava dei Tireni avrebbe voluto raggiungere Vibo Valentia, ma purtroppo i biglietti erano quelli che erano. Avrebbe meritato forse una sede diversa questa partita, avrebbe portato molte più persone, però insomma sarà una partita sicuramente, non so se bella, solitamente le finali sono tattiche, però vedremo, il campo permette, anche il manto erboso devo dire in ottime condizioni. Sì, si gioca su un manto erboso in discrete condizioni, anche la temperatura è ottimale, saranno circa 20 gradi qui a Vibo Valentia. Non piove al momento, quindi la temperatura è gradevole.
pochi minuti all'ingresso in campo delle due formazioni. Gara che è diretta dal signor Tomambei della sezione di Cuneo, è al suo terzo anno in Serie D, quest'anno 17 presenze, 5 segno 1, 6 segno X, 6 segno 2, 73 le ammonizioni combinate, 4 le espulsioni, 3 i rigori. Quest'anno ha diretto la Cavese nella gara esterna di Altamura, nella quale la formazione meteliana ha impattato per 1-1. In quell'occasione aveva anche concesso un calcio di rigore alla formazione meteliana, la data era l'8 gennaio. Quindi 1-1 il risultato, mentre il Brindisi ha incrociato il signor Tomambei nella stagione 2020-2021, il 24 marzo per la precisione, alla 17esima giornata. Brindisi che venne sconfitto a Portici per 1-0. Si attende l'ingresso in campo delle due formazioni. Tanto un pensiero va all'amico Gianluca Bisogno, che ieri è scomparso prematuramente. Dunque un pensiero a lui lo dedichiamo per la vigilia di questa partita. Andiamo a leggere nuovamente le formazioni a beneficio di coloro che si fossero messi alla visione e all'ascolto soltanto in questi minuti di Voci Meteliane Aquilotto. Si gioca per lo spareggio che determinerà la formazione che andrà in Serie C, quindi tra i professionisti si affrontano Cavese e Brindisi. Cavese in campo con Colombo, Maffei, Aliperta, Foggia, Cuomo e Bubas, Basile, Altobello, Bacio Terracino, Mugnoz e Magri. In panchina con mister Troise siedono Angeletti, Rossi, Gagliardi, Banegas, Tumminelli, Bezzon, Puglisi, D'Amore e Fissore. Risponde il Brindisi con Vismara, Gorzeleschi e Cancelli, D'Ammacco, Danna e Valenti, Malaccari, Opola, Sirri, Di Modugno e Santoro. Il direttore di gara, come dicevamo, è Tomambei della sezione di Cuneo. Una gara nella quale arrivano bene entrambe le formazioni, non ci sono defezioni, non ci sono problemi fisici. Come dicevamo in precedenza, il Brindisi aveva tenuto in apprensione i propri supporters per le condizioni di Opola, che però è riuscito a recuperare, quindi sarà regolarmente in campo, mentre mister Troise ha optato per la stessa formazione che 7 giorni fa ha battuto in casa in maniera copiosa la Nocerina per 6-1, quindi coppia d'attacco formata da Bubas e Foggia. Si accomodano inizialmente in panchina sia il Pocio Banegas sia Mattia Gagliardi, due calciatori che potrebbero essere senz'altro utili alla causa bianco-blu a partita in corso. Squadre che proprio in questo istante stanno facendo il loro ingresso in campo. La Cavese è in tenuta con maglietta blu foncé, pantaloncini bianchi e calzettoni blu foncé. Maglia e calzettoni bianchi per il Brindisi, pantaloncini azzurri. Davvero stupenda la cornice di pubblico, si fanno sentire i circa 2000 tifosi della formazione meteliana che hanno quest'oggi rispolverato il vecchio striscione, belli come la nostra città, che è uno striscione, un pezzo di storia della curva sud. Ci auguriamo che porti bene alla causa meteliana. Intanto i due capitani, Altobello e Danna, che l'ex di turno, si salutano. Con il sorteggio del campo, il lancio della monetina da parte del signor Tonambei. Cavese che abbiamo visto molto determinata sia nella gara contro la Nocerina, anche in settimana, anche alla discesa del Pullman abbiamo incrociato la squadra poco fa. Eccola la squadra che si sta disponendo. Intanto sullo sfondo vedete anche il bellissimo striscione, belli come la nostra città, che come dicevamo è un pezzo di storia della tifoseria bianco-blu. Squadre che arrivano bene a questo confronto, diciamo Cavese che ha battuto la Nocerina, il Brindisi in rimonta,
galvanizzato dal successo proprio contro i meteliani 15 giorni fa, grazie ad una rete realizzata nella ripresa da Sirri. Il successo poi a Santa Maria Capua Vetere ha permesso alla compagine di Danucci di rimanere appaiata ai bianco-blu in vetta alla classifica. E quindi quest'oggi si gioca lo spareggio fra le due squadre, una settimana che è stata molto tribolata per la scelta della sede, che è caduta poi sul razza di Vibo Valentia, una scelta che ha un po' penalizzato entrambe le tifoserie, che avrebbero sicuramente voluto portare più tifosi al seguito. Al momento possiamo rassicurare le persone che ci stanno seguendo, tutto tranquillo dal punto di vista dell'ordine pubblico. Intanto c'è un buco che è al momento in fase di riparazione nella porta occupata da Colombo Cavese, che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione qui in tribuna stampa. Viceversa il Brindisi. Ci sono i manutentori dello stadio Orazza che si stanno adoperando per rimettere a posto la rete, sembra tutto ok. Diciamo settimana molto tribolata soprattutto per la scelta della sede. Molte città hanno rifiutato, hanno posto il proprio veto. Inizialmente si era parlato di Matera, sede poi scartata anche a causa del diniego da parte proprio dell'amministrazione comunale di Matera. Quindi scelta che poi è caduta su Vibo Valentia, che ha accolto entrambe le squadre per la disputa di questo spareggio. Intanto continuano a farsi sentire i supporters di Fede Meteliana, sono tantissimi, come dicevamo un vero e proprio muro umano che si trova proprio sotto la nostra postazione e si stanno facendo sentire a dovere. Intanto sembra esserci lo stesso problema anche nella rete della porta occupata da Vismara, che sta segnalando un buco. E quindi ancora manutentori che sono andati a riparare la rete della formazione della porta occupata da Vismara. Probabilmente anche la scelta della sede che è arrivata in extremis non ha dato la possibilità agli addetti al campo di effettuare gli opportuni controlli, quindi sembra abbiano rimediato e quindi è tutto pronto, si attende solo il fischio d'inizio che sarà affidato alla formazione del Brindisi con Santoro che è pronto a dare il calcio d'inizio. Cenno d'intesa da parte di Tom Ambei con i due assistenti. Partiti in questo momento, calcio d'inizio a favore del Brindisi, il pallone per Sirri, apertura sulla destra per Valenti, subito in avanti per Malaccari, la verticalizzazione a beneficio di Santoro, c'è l'anticipo di testa da parte di Altobello, poi all'aperta tocca all'indietro per Magri che è costretto a rincorrere la sfera. Effettua il lancio lungo nella zona di Foggia che viene però anticipato dall'intervento di Gorzeleschi, salito alto, palla per Cancelli, c'è l'intervento falloso da parte di Cuomo e quindi calcio di punizione a favore del Brindisi dopo 30 secondi di gioco. Il primo calcio piazzato viene assegnato alla formazione bianco-azzurra con Sidi che tocca in orizzontale per Gorzeleschi, poi viene chiamato in causa sulla destra Valenti, subito verticalizzazione per Santoro, di testa Magri, palla che viene raccolta ancora dai giocatori del Brindisi con Valenti che viene anticipato in fallo laterale da Bacio Terracino ed è lo stesso Valenti che si prepara ad effettuare la ripresa del gioco con le mani, lo fa servendo Dammacco che gode di qualche metro di libertà, prova a divincolarsi dalla guardia di Maffei che non lo molla e mette la palla in fallo laterale. Buono l'intervento da parte del laterale di sinistra della difesa di mister Troise che non ha dato possibilità a Dammacco di effettuare il cross nel cuore dell'area di rigore della formazione bianco-blu. Con le mani Valenti, pallone per Santoro, c'è Magri su di lui, ha il problema di girarsi, tocca all'indietro ancora per Valenti, il suo cross e palla che viene deviata in calcio d'angolo per il primo tiro dalla bandierina
a favore del Brindisi. Tutto questo al secondo minuto di gioco, 1:40 trascorsi fino a questo momento, sempre 0-0 ovviamente il risultato, con lo stesso Dammacco che va a raccogliere il pallone per la battuta del calcio d'angolo. Batterà il numero 10 del Brindisi con l'interno del piede destro a rientrare. Chiama lo schema a favore dei compagni, il cross basso, c'è il colpo di testa, la parata, batti e ribatti, poi è Colombo che viene caricato fallosamente, calcio di punizione a favore della Cavese. Ci sono subito delle schermaglie con un intervento di Colombo, c'era Danna che nel tentativo di ribadire in rete ha toccato, anche se involontariamente, il portiere della Cavese. E quindi calcio di punizione a beneficio degli Aquilotti dopo 2 minuti e mezzo, sempre 0-0 il risultato. Si chiariscono adesso Danna e Altobello con il alla presenza del signor Toman Bay, ed è lo stesso Edoardo Colombo che si prepara ad effettuare la ripresa del gioco. Si avvicina Kevin Magri che riceve all'altezza del lato corto di sinistra, il pallone in avanti per Bubas, anticipato di testa da Gorzeleschi, arriva però Cuomo sul pallone, va via il numero 17 della Cavese, si rimette subito in avanti, palla che viene raccolta da Capitan Altobello, ancora in verticale per Bubas, riesce il giocatore della Cavese a stoppare il pallone, va giù, non c'è fallo da parte di Modugno secondo il direttore di gara. Ancora il Brindisi che manovra con Sirri che lancia lungo in avanti, c'è Magri che colpisce di testa, pallone che sta per arrivare a Mugnoz, l'anticipo da parte di Cancelli, poi va giù Danna e c'è il calcio di punizione a favore del Brindisi. Una partita abbastanza bloccata fino a questo momento, c'era da aspettarselo, la posta in palio è davvero altissima, quindi formazioni che non vogliono sbilanciarsi più di tanto. Quindi gara accorta per entrambe le formazioni fino a questo momento. E Sidi che si prepara ad effettuare la ripresa del gioco. Subito il lancio a servire sulla destra il giocatore Valente, anticipato in fallo laterale da Bacio Terracino. È lo stesso numero 16 del Brindisi che è pronto a effettuare la rimessa. Il pallone per Malaccari, all'indietro per Sidi. Si propone di Modugno, c'è il pressing di Bubas e Foggia, Gorzeleschi in verticale per Opola, il tocco per Malaccari che non riesce a stoppare in maniera adeguata e regala la rimessa laterale alla formazione metelliana. Tutto questo al quinto minuto di gioco del primo tempo allo stadio Razza di Vibo Valentia, 0-0 tra Brindisi e Cavese. Pallone per Bacio Terracino che viene sovrastato da Gorzeleschi, poi è Foggia che prova a servire Mugnoz, anticipato al limite dell'area, c'è un fallo da parte di Rafa Mugnoz, rimangono a terra due giocatori del Brindisi, dovrebbero essere Gorzeleschi e Malaccari, anzi si trattava di Modugno che adesso si sta rialzando, nulla di grave per il laterale di sinistra dello schieramento di mister Danucci, mentre c'è un problema fisico per l'altro calciatore, dovrebbe trattarsi di Gorzeleschi che al momento è ancora a terra. Entrano sul rettangolo di gioco medico e massaggiatore della formazione brindisina per portare le cure del caso al difensore della compagine biancazzurra che è andato a terra nel contrasto precedente con Foggia. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave per il calciatore biancazzurro. Anche nei due confronti diretti di campionato, perfetta parità tra Cavese e Brindisi, con la formazione meteliana che si era imposta nel girone d'andata per 2-1. Brindisi che sullo 0-0 aveva fallito un calcio di rigore con Dammacco, che dagli 11 metri era stato ipnotizzato da Colombo, che quindi aveva parato il calcio di rigore. Poi Cavese che era passata in vantaggio con Banegas. Nella ripresa il pareggio momentaneo di Opola per il Brindisi e poi il gol partita realizzato da Sergio Bubas, quindi 2-1 il risultato finale. 15 giorni fa si è imposto il Brindisi per 1-0 con il gol realizzato da Sirri. Intanto il gioco riprende, Gorzeleschi è fuori dal campo per destinazione, quindi Brindisi momentaneamente in 10, ma è pronto a rientrare il centrale della formazione di Danucci. Adesso pallone in avanti per Bubas che non riesce a raggiungere la sfera di Modugno. Pallone riconquistato dalla Cavese con Rafa Mugnoz, ancora Bubas,
pallone per Basile che riesce poi ad anticipare in seconda battuta da Macco in fallo laterale. Rimessa che sta per essere effettuata da Di Modugno nella propria metà campo. Si avvicina da Macco per ricevere il pallone, preferisce il lancio in verticale. Santoro che imbecca Opola, apertura sulla destra per Valenti che è costretto a rincorrere la sfera. C'è il pressing da parte di Bacio Terracino, Gorzeleschi in avanti in una zona dove non ci sono maglie biancazzurre. Riconquista la Cavese con Maffei, può avanzare il calciatore della Cavese, il tocco per Bubas, ancora Maffei che non si intende con i compagni e la palla arriva direttamente tra le braccia di Vismara. Ancora nessuna conclusione pericolosa fino a questo momento, eccezione fatta per quel calcio d'angolo del Brinzi con la carica sul portiere della formazione meteliana Colombo. Adesso prova ad andare via Malaccari, palla al piede, c'è il fallo commesso su di lui da parte di Como e calcio di punizione per il Brindisi. 8 minuti del primo tempo, 0-0 il risultato allo stadio Razza di Vibo Valentia. Valenti si prepara, poi lascia Dammacco, il tocco all'indietro per Gorzeleschi che intanto è rientrato. Sirri va in pressing, Foggia, Di Modugno, pallone lungo in avanti, c'è Magri che può staccare di testa, serve Bacio Terracino, di testa per Bubas, buono il pallone per Bacio Terracino che riesce a toccare largo per Rafa Muñoz. Si prepara il cross, lo effettua in questo momento, il pallone arriva a Bacio Terracino, la conclusione, la parata da parte di Vismara, ma ancora la Cavese che rimane in zona d'attacco con Malaccari che anticipa Foggia, tocca all'indietro poi per Valenti che esce palla al piede, il pallone per Dammacco, si allungano le squadre, attenzione a Dammacco che entra nella metà campo della Cavese, tocca per Danna, largo per Santoro, va subito Basile in copertura, prova il pallone per Danna, il cross basso e c'è Aliperta che mette in calcio d'angolo. E quando le squadre si allungano arrivano subito i pericoli da una parte e dall'altra. Ci ha provato la Cavese 30 secondi fa, subito la replica del Brindisi che ha conquistato il secondo tiro dalla bandierina. Il solito Dammacco che si prepara alla battuta, Cavese che marca come di consueto a zona, sistema la palla nella lunetta d'angolo, il numero 10 della formazione biancazzurra. Prende la rincorsa, il cross in area di rigore, il pallone che viene allontanato di testa da Foggia, poi è Cuomo che viene caricato fallosamente da Cancelli. Calcio di punizione per la Cavese, buona la sistemazione in questa circostanza da parte della Cavese con lo stacco di Bacio Terracino a mandare via dalla propria area di rigore il pallone. Poi c'è stata la carica su Cuomo e calcio di punizione per i metelliani che sta per essere battuto da Capitano Altobello che osserva il piazzamento dei compagni, probabilmente effettuerà un lancio lungo in avanti e così pallone per Bubas anticipato con il petto da Sidi, poi è Malaccari, pallone per Danna sulla sinistra, buono l'anticipo di Basile, poi è Cuomo che tocca per Muñoz in verticale per Bubas, per Cuomo, poi è Foggia che in anticipo su Gorzeleschi si libera, Foggia la conclusione, palla di poco alta sulla traversa, grandissimo spunto di Ciro Foggia che si è girato e ha fatto partire una conclusione dal basso verso l'alto e la palla che ha sfiorato l'incrocio alla destra di Vismara. Quindi all'undicesimo minuto annotiamo questa azione pericolosa della Cavese con Ciro Foggia che si è girato e ha fatto partire questo tiro pericolosissimo. Cavese vicino al vantaggio all'undicesimo minuto, sempre 0-0 al Razza tra Cavese e Brindisi. Sirri, il colpo di testa di Danna per Santoro, ottimo l'anticipo di Altobello, poi Aliperta, tocca all'indietro per Magri in verticale per Bubas che però è in ritardo, viene preceduto dal colpo di testa di Sirri, poi è Maffei che ha la meglio su Opola, ancora Maffei sul pressing del numero 20 che lo mette giù e calcio di punizione per la Cavese. Una Cavese concentratissima in questi primi 11 minuti di gioco. Subito Aliperta, il pallone largo sulla destra per Muñoz che viene anticipato dall'intervento di Di Modugno che mette in fallo laterale. Con le mani Rafa Muñoz, all'indietro per Altobello. Magri.
Pallone lungo per Bubas, c'è il colpo di testa da parte di Valenti, palla in fallo laterale. Sale Mattia Maffei per la battuta con le mani. Riceve Sergio Bubas, ancora Maffei. Riesce ad andare via Dopola che lo mette ancora a terra. Calcio di punizione per la Cavese. Possono salire anche i centrali difensivi Altobello e Kevin Magri per provare a sfruttare questo calcio di punizione per i metelliani, che sarà affidato a Domenico Aliperta. C'è anche Bacio Terracino sul punto di battuta. Batterà molto probabilmente il numero 4 della formazione metelliana, che ha già chiamato lo schema per i compagni, mentre si è posizionata la barriera di due uomini formata da Opola e da Santoro per il Brindisi. Si attende il fischio del direttore di gara, che avviene in questo momento. Parte Aliperta, il cross basso in area di rigore, mette fuori Cancelli e arriva, si disturbano Basile e Santoro. Attenzione, riparte il Brindisi con questo lancio per il giocatore Santoro, l'uscita da parte di Colombo che riesce ad avere la meglio, ma sembrava fuori gioco, infatti è così, sembrava oltre la linea dei difensori della Cavese Santoro. Infatti si è alzata la bandierina del collaboratore dell'arbitro che opera sotto il settore della gradinata opposta alla nostra. Era partito in posizione di offside Santoro, ha atteso prima di alzare la bandierina il collaboratore, l'ha fatto nel momento in cui però Colombo aveva già neutralizzato la conclusione dell'attaccante del Brindisi. Altobello, Magri, Bacio Terracino per Bubas, anticipato dal colpo di testa di Cancelli. Basile in anticipo su Danna, viene messo giù, c'è il calcio di punizione a favore della Cavese. Anche in occasione del fuorigioco di Santoro sembrava aver subito una carica Basile, non era stato dello stesso avviso però l'arbitro, che aveva lasciato correre in questa circostanza, però ha accordato il calcio di punizione a favore della Cavese, che viene battuto da Altobello. 14 minuti del primo tempo, Cavese 0 Brindisi 0. Altobello lungo in area di rigore, anticipato Bubas, arriva Bacio Terracino, potrebbe provare, preferisce toccare per Cuomo, allarga per Maffei, pallone in verticale per Bacio Terracino, la palla viene deviata da Opola, palla messa in fallo laterale, viene servito in area Foggia, pallone al limite per Cuomo, anticipato di testa, arriva Basile, lo stop del 20 della Cavese che prova ad aprire verso Muñoz, lo ha fatto in maniera non corretta, c'era il pressing di Cancelli, è stato costretto a liberarsi velocemente del pallone il laterale destro della formazione bianco-blu, che ha messo la palla direttamente a fondo campo. Gioco che riprende con la rimessa da parte di Vismara. Squadre accorte, ma come dicevamo in precedenza, nel momento in cui si allungano si creano delle voragini a centrocampo e potrebbero approfittarne l'una o l'altra in qualsiasi momento. Calcio di punizione adesso per il Brindisi per il fallo commesso da Aliperta ai danni di Capitan Dan. Basirri si avvicina a Malaccari, riceve il centrocampista della formazione pugliese, tocco per Gorzeleschi, Valenti per Cancelli che gode di qualche metro di libertà, prova in verticale per Santoro, c'è Magri in anticipo, arriva Maffei, ancora Santoro in pressing, Maffei però regala il pallone a Malaccari, poi è Aliperta che riesce in tackle ad avere la meglio sull'avversario, può ripartire la Cavese, Maffei, pallone per Bacio Terracino, c'è spazio per il numero 24 della formazione metelliana, l'intervento sul pallone di Danna, poi viene messo a terra, fa proseguire il direttore di gara, ancora la Cavese con Bubas che apre per Muñoz, entra in area di rigore il 25 della Cavese, il cross che viene contratto da Di Modugno, ancora Rafa Muñoz che si accontenta della rimessa laterale. Riceve Cuomo, ancora Muñoz. Pallone per Bubas che prova ad andare via, viene fermato, attenzione al contropiede del Brindisi con Dammacco che viene rincorso da Rafa Muñoz, lo mette a terra, calcio di punizione a favore del Brindisi, deve fare attenzione la Cavese sulle ripartenze del Brindisi, soprattutto con Dammacco che occupa una posizione tra le linee, quindi potrebbe mettere in difficoltà con le sue ripartenze
il centrocampo e la difesa della formazione bianco-blu. Viene richiamato solo verbalmente Rafa Muñoz dal signor Tonanbay. Si riapre sulla destra per Valenti. Lo stop e l'anticipo da parte di Bacio Terracino, che sta giocando una buona gara fino a questo momento. Pallone centralmente per Cuomo, allarga sulla destra per Rafa Muñoz, supera la linea di centrocampo. Pallone poi per Cuomo, avanza Cuomo, pallone poi in verticale per Basile. C'è l'anticipo di Di Modugno che fa carambolare la sfera sullo stinco dello stesso Basile. Guadagna la rimessa da fondo campo al 17° minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Cavese e Brindisi. Una gara gradevole fino a questo momento, anche se sono state poche le occasioni pericolose da una parte e dall'altra, ma c'era da aspettarselo. Una gara che ha una posta in palio altissima, quindi le squadre cercano di concedere il meno possibile agli avversari. Gorzeleschi, Valenti, la palla per Santoro, ancora Valenti. Santoro scambia con Malaccari, che viene anticipato in fallo laterale da Liperta. Arretrato fin nella sua metà campo Santoro, provando a far ripartire l'azione dei suoi. Malaccari, Bacio Terracino in fallo laterale. Valenti all'indietro per Gorzeleschi. Sirri, Di Modugno all'indietro per Vismara, va in pressing Ciro Foggia, il lancio lungo da parte di Vismara per Opola, lo stop a seguire da parte del numero 20, che viene fermato ottimamente da Maffei. Aliperta arriva in corsa su questo pallone, quindi non riesce a dosare il passaggio. Pallone poi in avanti per Opola, che era in posizione di offside. E calcio di punizione a favore della Cavese. Tutto questo al 19° minuto del primo tempo, allo stadio Razza di Vibo Valentia. Cavese 0, Brindisi 0. Continua il tifo assordante dei supporters della formazione bianco-blu, che sono in tribuna proprio sotto la nostra postazione. Adesso è Bubas che viene fermato da Gorzeleschi, poi è Cancelli, tocca per Dammacco, Malaccari all'indietro per Valenti. Si rimane nella metà campo della formazione del Brindisi. Cancelli in verticale, intercetta Liperta, lo stop del 4 della Cavese, scambia con Bacio Terracino, ancora Liperta in verticale per Foggia, c'è Gorzeleschi su di lui, prova a girarsi Ciro Foggia, va via in area di rigore, grande numero di Foggia, il tiro e la parata da parte di Vismara, che mette in calcio d'angolo. Ancora una volta un Ciro Foggia che è andato via benissimo in area di rigore, ha provato a concludere sul primo palo. Vediamo Ciro Foggia che è andato via, il suo tiro ha provato a sorprendere sul primo palo Vismara, che con i piedi ha messo il pallone in calcio d'angolo, quindi primo tiro dalla bandierina anche a favore della Cavese. Un Ciro Foggia che sembra molto ispirato questo pomeriggio, speriamo possa trovare la via del gol. Bacio Terracino dalla bandierina, il cross tagliato mette fuori di testa Santoro, palla che viene conquistata da Opola, che però sbaglia, arriva Maffei, viene messo giù, c'è un fallo vistoso ma non interviene il direttore di gara, la spinta era netta. Ancora una volta il signor Tonanbay ha lasciato far proseguire, ma era sembrata nettissima la spinta ai danni di Mattia Maffei. Cavese che però è riuscita a rimediare evitando la ripartenza in contropiede da parte del Brindisi. Valenti con le mani, pallone per Santoro, Gorzeleschi, ancora Santoro di testa verso Danna, c'è l'anticipo da parte di Altobello che tocca sulla destra a beneficio di Basile, in verticale per Cuomo che viene anticipato da Cancelli, Dammacco, Malaccari, Cancelli apre sulla destra per Valenti, rincorso da Foggia, ancora Malaccari centralmente, prova a innescare Opola, c'è Magri su di lui, va giù il 20 del Brindisi che poi si rialza, va a raddoppiare Maffei, ancora Opola che viene fermato ottimamente da Maffei, esce palla al piede il numero 3 della Cavese, poi prova a servire Foggia che viene però anticipato, ottimo il break della Cavese che viene operato da Sergio Bubas, va Foggia sulla sinistra, è un po' isolato, fa bene a fermarsi, viene messo giù dall'intervento falloso di Cancelli. Calcio di punizione per la Cavese
ha fatto bene a fermarsi Ciro Foggia in quanto era isolato in avanti, atteso che salissero i compagni di squadra, e ha guadagnato un calcio di punizione che permette alla Cavese di rimanere in zona d'attacco. C'è Domenico Aliperta sul punto di battuta. Pallone per Bacio Terracino, vediamo se riesce a tenere in campo la palla, non ce la fa, l'intenzione era buona, la palla però è andata via sul terreno leggermente viscido ed è terminata direttamente a fondo campo. Era lasciato libero da marcatura, era stato lasciato libero da marcatura Bacio Terracino, l'aveva visto Aliperta, la palla però è andata direttamente a fondo campo e non ha avuto possibilità di raggiungerla Bacio Terracino. Gorzeleschi, Valenti. In avanti per Opola, c'è l'anticipo di Magri, poi è Malaccari, anticipa Aliperta da Macco, nel cerchio di centrocampo c'è largo Danna sulla sinistra, riceve, c'è Basile su di lui, prova a puntarlo, entra in area ancora Basile, non riesce a contrastarlo, c'è il cross che attraversa tutta l'area di rigore e termina direttamente a fondo campo. Bravo Basile in copertura, sembrava leggermente in ritardo, è riuscito però a contenere l'ex di turno Danna che ha operato un cross sbilenco che è terminato direttamente a fondo campo. Una Cavese che sta facendo comunque la partita, è la formazione di Troise che ha in mano il pallino del gioco, il Brindisi sta adottando una tattica più attendista e prova a ripartire in contropiede. Cavese che sta ben interpretando la gara, deve solo fare attenzione alle ripartenze della formazione di Danucci. Pronto Basile con le mani nella propria metà campo, pallone per Foggia di testa nella zona di Sergio Bubas, anticipato da Malaccari, Sirri di testa per Gorzeleschi. Lancio sulla sinistra per Danna, c'è Mugnoz in anticipo, pallone per Basile che alza un campanile nella zona di Cuomo. C'è anche Cancelli su di lui, va giù Cuomo, non c'è fallo, Malaccari apre sulla destra per Valenti, prova ad andare in anticipo Maffei, va giù il calciatore del Brindisi, c'è il calcio di punizione per la formazione pugliese, mentre c'è un battibecco tra Bacio Terracino e Valenti. Aveva azzardato l'anticipo Mattia Maffei che ha poi commesso fallo sull'avversario, che rimane anche contuso a terra. Cavese e Brindisi che sono le squadre che hanno conquistato più punti in questo campionato, la Cavese ne aveva conquistati 5 in più nel girone d'andata della formazione di Danucci che poi ha recuperato e che poi è riuscita ad appaiare in classifica la Cavese. Calcio di punizione da Macco sul punto di battuta, pallone lungo in area di rigore, c'è Sirri che viene anticipato da Magri, c'è l'intervento da parte del numero 30 della Cavese che mette la palla in calcio d'angolo per il terzo tiro dalla bandierina a favore della formazione pugliese. Va Danna sul punto di battuta, lascia poi come di consueto a Dammacco. Cross da parte di Dammacco, il colpo di testa a mettere fuori da parte di Bacio Terracino, sfera che viene rincorsa da Cuomo, c'è in anticipo però Sirri, il pressing da parte di Cuomo, pallone all'indietro per Maffei che va a pressare addirittura Bismara, il rilancio lungo nella zona di Danna, sembra in posizione di offside, e così si alza la bandierina dell'assistente del direttore di gara e calcio di punizione a favore della Cavese. Cavese che deve anche badare a razionare le energie in una partita che potrebbe anche essere più lunga dei 90 minuti, ci auguriamo per noi che possa essere sbloccata prima del 90esimo. Formazione bianco-blu che mantiene il possesso di palla, Basile per Bubas, il colpo di testa per Rafa Mugnoz, in verticale per Cuomo, c'è l'anticipo su di lui da parte di Malaccari, va via, poi è Mugnoz troppo morbido,
perde il tackle con Malaccari, ancora il colpo di testa di Muñoz che è tornato poi prepotentemente, ha messo la palla in fallo laterale con le mani, subito danna per Santoro anticipato dall'intervento in fallo laterale da parte di Basile al 27esimo del primo tempo, sempre 0-0 il risultato tra Cavese e Brindisi, con Dimbo Dugno pronto ad effettuare la ripresa del gioco con le mani. Va incontro da Macco, preferisce il tocco in verticale per Santoro, lo stop da parte del calciatore del Brindisi, cioè Basile su di lui, il colpo di tacco per Danna, si prepara al cross, l'effetto in questo momento, pallone che viene messo fuori da Liperta, prova Malaccari, la conclusione debole, la parata sicura da parte di Colombo, la conclusione sporca da parte di Malaccari con la palla che ha impattato sul manto erboso e poi si è spenta debolmente tra le braccia di Edoardo Colombo. Cavese che riparte con Basile, il suo tentativo di verticalizzazione viene contrato in fallo laterale da Cancelli. Un Brindisi che almeno sulla carta sembrerebbe in inferiorità numerica a centrocampo con la coppia Malaccari-Cancelli, che però viene adeguatamente supportata dai tre sulla tre quarti che spesso tornano a ripiegare proprio a dare manforte al centrocampo. Foggia conquista un buon pallone, tocca per Aliperta, prova a servire sulla destra, Bubas anticipato, ancora Aliperta su Dammacco, Opola con il colpo di testa a beneficio ancora di Dammacco e poi Maffei che spazza lungo in avanti, ma c'è stato l'ultimo tocco da parte di Opola e calcio d'angolo a favore della Cavese. 3-2 il computo dei corner con la formazione metelliana che rimane in zona d'attacco. Aveva spazzato lungo in avanti Mattia Maffei per evitare la ripartenza del Brindisi, ha guadagnato un calcio d'angolo, vediamo se arrivano buone notizie per la formazione metelliana. Bacio Terracino e Aliperta sul punto di battuta, sembra più lontano Aliperta, probabilmente batterà Bacio Terracino a rientrare, chiama lo schema per i compagni, tocco per Aliperta, il cross in area di rigore, il pallone messo fuori da Gorzeleschi, poi Opola, ma c'è stato un fallo proprio ai danni di Gorzeleschi che sembra avere qualcosa da dire a capitano Altobello che si allontana subito. Altobello aveva caricato irregolarmente il collega di reparto, vale a dire Gorzeleschi, ragion per cui il signor Tonambei ha accordato il calcio di punizione a favore del Brindisi. Tutto questo alla mezz'ora del primo tempo, sempre 0-0 il risultato tra Cavese e Brindisi, con Vismara pronto a riprendere il gioco per la formazione biancazzurra. Pallone lungo per Santoro, lascia scorrere Altobello, poi il colpo di testa di Basile, c'è Danna mentre c'era posizione di offside, lascia proseguire il direttore di gara, Bacio Terracino, la sponda per Maffei, pallone in verticale, ma adesso il signor Tonambei si è accorto della segnalazione dell'assistente, quindi tutto da riprendere con un calcio di punizione per i metelliani. Tifo assordante, per cui a volte anche per arbitro e assistenti è difficile riuscire a dialogare anche a distanza. Calcio di punizione per i bianco-blu, Valto Bello. Pallone per Bubas anticipato dal colpo di testa di Sidri, poi è Danna, c'è Basile che lo bracca, riesce ad anticiparlo e Cuomo tocca per Rafa Muñoz, fra due avversari guadagna un fallo laterale lo stesso Rafa Muñoz, tocca per Foggia, riesce ad andare via ad un avversario, prova a servire, Bacio Terracino anticipato in area di rigore, ancora Aliperta, pallone lungo per Cuomo, controlla di Modugno, palla che scorre direttamente a fondo campo. Un po' impreciso in qualche circostanza Domenico Aliperta, che quest'oggi sta interpretando in maniera discreta le due fasi, deve fare attenzione anche ai dirimpettai di reparto Cancelli e Malaccari, a volte proprio per evitare di farli ripartire deve giocare velocemente forzando la giocata e quindi
peccando di precisione. Attenzione a Dammacco, il pallone per Danna, sembra buono, pallone per Danna, entra in area di rigore, il pallone che attraversa tutto lo specchio, Dammacco in area, la conclusione da parte di Dammacco, c'è Danna che sembra in posizione irregolare. Brindisi in vantaggio con Simone Danna al 32esimo minuto. Sembrava in netta posizione di offside il giocatore del Brindisi, mentre ci sono le proteste da parte dei calciatori della formazione della Cavese, con Kevin Magri che sta provando a far capire al guardalinee che era praticamente solo sulla linea di porto di porta. Danna viene anche ammonito, un calciatore della Cavese, dovrebbe trattarsi di forse Domenico Aliperta. E quindi al 33esimo del primo tempo passa in vantaggio il Brindisi con Simone Danna. Continuiamo a nutrire forti dubbi sulla posizione dell'ex di turno che ha messo la palla in rete e quindi ha sbloccato la partita per il Brindisi al 33esimo del primo tempo. Chiediamo anche a Nunzio Siani, che è accanto a noi, proprio in merito alla dinamica che ha portato in vantaggio il Brindisi. Nunzio, sembrava oltre la linea dei difensori della Cavese Simone Danna. Beh, sicuramente l'azione è partita in maniera regolare perché Santoro ha lasciato scorrere per il compagno alle sue spalle, poi sicuramente il tiro di Dammacco al centro dell'area di rigore ha trovato una deviazione sulla linea di porta da rivedere, sicuramente dubbia, il guardalinee sicuramente era posizionato meglio di noi, però un po' di dubbio c'è. Proveremo magari a rivederla al termine dei primi 45 minuti, quindi Brindisi che ha sbloccato la partita al 33esimo con Danna. Magri sul pallone. Altobello. Basile. Rafa Muñoz. Commette fallo ai danni di Demodugno e calcio di punizione a favore del Brindisi. Cavese che deve mantenere i nervi saldi. C'è tutto il tempo per recuperare questa partita. C'è Sidi che con tutta calma va a posizionare il pallone nella propria metà campo per la ripresa del gioco. Lancio in verticale per Santoro. C'è Altobello su di lui che lascia scorrere, palla che termina direttamente a fondo campo. Va a Colombo. Tocca per Altobello, largo a beneficio di Basile. Pallone per Muñoz che termina direttamente in fallo laterale. Rimessa a beneficio del Brindisi. Deve riprendersi psicologicamente la Cavese che ha subito questo gol un minuto fa. Non deve assolutamente pressare il fianco agli avversari e deve provare a reagire. Pallone per Danna, fermato in fallo laterale da Basile. Demodugno con le mani. Pallone per Santoro, l'anticipo su di lui da parte di Aliperta. C'è un fallo commesso da Malaccari ai danni di Cuomo e calcio di punizione per la Cavese. Allontana la palla con le mani il numero 19 del Brindisi, che viene richiamato dal direttore di gara. Con Altobello che tocca all'indietro per Colombo. Magri. Maffei. C'è Opola su di lui, pallone in avanti per Bascio Terracino. Si è portato la palla oltre la linea bianca e quindi in fallo laterale Mattia Maffei. La rimessa per il Brindisi al 36esimo del primo tempo con la formazione di mister Danucci in vantaggio da 3 minuti grazie al gol realizzato da Alex Danna. Lungo Valenti con le mani a beneficio di Santoro.
Va Opola sul pallone, adesso è Santoro al limite dell'area, tocca per Malaccari, prova ad andare via sulla destra, è braccato da Maffè che lo ferma. Bacio Terracino, pallone per Foggia, anzi Bubas che non riesce a toccare lungo, poi è Santoro, apre per Malaccari il cross in area di rigore, c'è l'uscita da parte di Colombo che rimane giù, si rialza, Danna, su di lui Basile, il cross da parte di Danna, va giù Santoro, non c'è alcun contatto. Malaccari all'indietro per Valenti, viene fermato dall'ottimo intervento da parte di Bubas, può ripartire la Cavese che adesso avanza con 5 uomini, poi addirittura si scontra con Maffei che ha ostacolato il lancio da parte del compagno di squadra, è Brindisi che prova a ripartire con questo lancio verso Opola che desiste, poi è Colombo che preoccupato alza un campanile nel cerchio di centrocampo dove Cuomo viene anticipato da Dammacco, poi è Aliperta e Altobello commette fallo ai danni di Santoro che rimane a terra. Calcio di punizione per il Brindisi, tutto questo al 38esimo del primo tempo, Brindisi 1 Cavese 0, il gol di Danna al 33esimo minuto. Dammacco sul punto di battuta. Prova direttamente un'apertura sulla sinistra per Danna, completamente sballata, e palla che termina a fondo campo. Cavese che ancora non è riuscita a reagire dopo il gol subito al 33esimo, deve riorganizzarsi la Cavese e recuperare soprattutto energie mentali. Il rinvio adesso da parte di Colombo nella zona di Bacio Terracino, anticipato da Gorzeleschi, poi è Maffei che ha la meglio su Santoro, arriva Opola, c'è Bacio Terracino su di lui, arriva Liperta in seconda battuta, pallone per Colombo nel cerchio di centrocampo, va a Basile che riceve sulla destra, un po' di spazio il difensore della formazione bianco-blu, si ferma Altobello, ancora Basile, Magri, Altobello, Basile, Danna mette in fallo laterale. Va incontro Bubas, preferisce servire Mugnoz, adesso è Bubas Aliperta, pallone in verticale per Foggia, prova a far proseguire in aria, pallone poi per la conclusione diretta da parte di Bubas che manda la palla direttamente a fondo campo. Provato una soluzione difficile Bubas che era decentrato, c'è stata ecco la conclusione di Bubas che ha provato un esterno destro, la palla che non ha preso il giro desiderato dall'attaccante della Cavese che non ha trovato nemmeno la deviazione di Di Bondugno, è rimessa da fondo campo con Gorzeleschi che tocca a beneficio di Valente, ancora Gorzeleschi lungo sulla destra per Malaccari, porta la palla in avanti con la testa il centrocampista della formazione biancazzurra, poi è Magri in anticipo su Opola nel cerchio di centrocampo, Dammacco viene fermato da Cuomo, va via Cuomo un po' isolato, il 17 della Cavese che guadagna una rimessa laterale. Ripresa del gioco affidata a Basile. Mugnoz. Pallone per Basile fra due avversari, riesce a toccare per Bubas, Aliperta verso Bacio Terracino di testa verso Ciro Foggia. Lotta in area di rigore, prova la conclusione, la palla che termina a fondo campo, voleva una deviazione Ciro Foggia che era in posizione defilata, ha provato la conclusione in rovesciata con la palla che è terminata direttamente alta sulla traversa. Giocatore più pericoloso della Cavese Ciro Foggia fino a questo momento con 3 conclusioni operate verso la porta
difesa da Vismara, non ha avuto fortuna fino a questo momento. E Bacio Terracino che perde il contrasto con Malaccari, che va via anche a Domenico Aliperta, entra nella penna a campo della formazione bianco-blu. Apertura sulla sinistra per Danna, punta Basile, pallone per Malaccari, prova la conclusione, palla che viene contratta da Aliperta, arriva sulla destra Valenti, c'è Maffei su di lui, si prepara a ricevere da Macco, pallone in area di rigore, il colpo di testa, la parata da parte di Colombo che mette in calcio d'angolo. Buona questa manovra d'attacco del Brindisi con questo cross e il colpo di testa da parte di Santoro, che ha visto il colpo di reni di Colombo, che ha messo la palla in calcio d'angolo per il quarto tiro dalla bandierina a favore del Brindisi, che è andato vicino al gol del raddoppio con questo colpo di testa da parte di Santoro. Buona la risposta di Colombo, che si è fatto trovare pronto, ha messo la palla oltre la traversa. Da Macco dalla destra per il quarto tiro dalla bandierina a favore del Brindisi, 1-0 il risultato per gli uomini di Danucci, il gol di Danna al 33esimo minuto. Cross da parte di Dammacco, il pallone che arriva in area di rigore, la conclusione, palla fuori, ha provato il tiro per il Brindisi, Cancelli che non ha trovato lo specchio della porta, era un pallone invitante, anzi si trattava di Dimo Dugno che non è riuscito a calciare in maniera adeguata e ha mandato la palla direttamente a fondo campo. 2 minuti più recupero al termine dei primi 45 minuti che stanno vedendo al momento il vantaggio del Brindisi per 1-0. Foggia, lo stop da parte del 9 della Cavese, il tocco per Bubas, si accentra il 19 della formazione bianco-blu, serve Cuomo, pallone non preciso da parte di Bubas che non sembra in giornata quest'oggi, sbagliato già un paio di disimpegni che potevano far ripartire la Cavese. Quindi calcio di punizione adesso per i pugliesi quando manca 1 minuto e mezzo più recupero al termine del primo tempo. Vismara lungo in avanti, Magri a copertura di Colombo che riesce ad abbrancare in presa alta. Basile, Muñoz, tocco ancora per Basile, c'è l'intervento in gioco pericoloso, la gamba tesa da parte di Cancelli ai danni di Muñoz, anzi si trattava di Basile che rimane a terra, dolorante, speriamo non si tratti di nulla di grave per il 20 della Cavese, l'intervento in evidente gioco pericoloso da parte di Cancelli. Il calcio di punizione per gli Aquilotti. Valto Bello, pallone lungo in avanti per Foggia, anticipato da Sirri, Aliperta va su Opola, più veloce il numero 20, prova a servire Santoro, ottimo l'anticipo di Magri che tocca per Bacio Terracino, si accentra il numero 24 della Cavese, non ci sono però maglie libere, tocca all'indietro per Maffei, poi è Bacio Terracino, Foggia per Aliperta, pallone largo per Muñoz, lo stop da parte del giocatore della Cavese, Basile può effettuare il cross, preferisce servire ancora Rafa Muñoz, ci sarà 1 minuto di recupero, pallone in avanti per Santoro, l'anticipo di Altobello, poi è Muñoz, Danna per Dimo Dugno, riesce a mantenere in campo la sfera, lo fa servendo Santoro, c'è l'anticipo da parte di Altobello, poi la Cavese che riparte con Cuomo, la palla è buona per Bubas, limite dell'area, la conclusione si distende, Vismara riesce a respingere la conclusione della Cavese vicino al pareggio con Sergio Bubas proprio nel primo minuto di recupero, Maffei il suo cross viene contratto da Opola, ancora Maffei, c'è l'intervento in gioco pericoloso ancora da parte del Brindisi con Opola e Cavese che può effettuare l'ultima ripresa della prima frazione di gioco, lo fa con Aliperta, il pallone per Bacio Terracino, avanza il giocatore della Cavese, prova ad entrare in area, entra in area il cross direttamente fra le braccia di Vismara e proprio in questo istante si conclude la prima frazione di gioco che vede il Brindisi in vantaggio per 1-0, decisivo fino a questo momento il gol realizzato da Danna al 33esimo, vediamo l'occasione precedente con Bubas che dal limite dell'area ha operato una conclusione di sinistro
con Wismara che si è disteso sulla propria destra e ha evitato il gol del pareggio con la palla che era destinata all'angolo basso. Sfortunata la Cavese, una partita equilibrata fino a questo momento, con un paio di occasioni importanti per parte. Al momento la sta decidendo Danna, l'ex di turno, con il gol realizzato al 33esimo minuto del primo tempo. Chiamiamo ancora una volta in causa Nunzio Siani. Nunzio, come dicevamo, è una partita molto equilibrata, ci sono dubbi sul gol del vantaggio del Brindisi, ma la Cavese ha tutto il tempo per riuscire a riequilibrarla. Sì, Jenny, è un primo tempo in cui la Cavese ha calciato più volte in porta del Brindisi. Il Brindisi ha avuto due o tre ripartenze, due fermate anche per fuorigioco, la terza no, è da valutare, la vedremo magari nella parte dell'intervallo se sarà stato, insomma, giusto il non intervento da parte del guardaline oppure no. Una disattenzione, l'unica vera disattenzione della difesa, anche se poi nel finale il Brindisi con Santore è andato ancora alla conclusione, bravo Colombo in quella circostanza, però ha tirato tante volte in porta la squadra di Troise, bisogna essere un pizzico più precisi, più cattivi, e poi qualcosina bisognerà cambiare. Il Brindisi ha testimoniato ancora una volta la sua qualità, cioè una squadra che è poco appariscente, fatta di gente di esperienza che tende a massimizzare ciò che produce. Un tiro in porta fondamentalmente è un gol. Ringraziamo Nunzio Siani, ci fermiamo per questo, per il momento, diamo la linea alla regia.
squadre che hanno fatto il loro rientro in campo per i secondi 45 minuti. Non dovrebbero esserci sostituzioni né da una parte né dall'altra. Quindi mister Troise, che al momento continua a mantenere in campo gli 11 della prima frazione di gioco. Ripresa iniziata in questo momento, all'aperta. Pallone per Muñoz, anticipato da Dan in fallo laterale. Muñoz all'indietro per Basile. Bubas, pallone per Cuomo, limite dell'area, lo scambio con Foggia. Problema di girarsi, Foggia viene fermato da Cancelli, che effettua una piroetta, poi prova a lanciare Santoro, l'anticipo di Altobello. Basile, Muñoz, ancora Muñoz, Basile, pallone per Aliperta, il colpo di testa per Cuomo, sta per entrare in area il cross, il pallone che viene messo in calcio d'angolo da parte di Gorzeleschi. È partita bene la Cavese in questo secondo tempo, guadagna il terzo tiro dalla bandierina la formazione di Troise. Aliperta e Bacio Terracino sul punto di battuta. Aliperta, Bacio Terracino, ancora Aliperta, il cross in area di rigore, palla per Vismara che riesce ad accartocciarsi, e poi Gorzeleschi perfeziona il disimpegno mettendo in calcio d'angolo. Aumenta la pressione della Cavese, 4-4 il computo dei corner. Continuano a sostenere i propri beniamini gli ultra, gli oltre 2000 sostenitori bianco-blu. Cross di Bacio Terracino, pallone per Magri, troppo lungo, rincorre la sfera dalla parte opposta, Ciro Foggia riesce a tenerla in campo. Pallone per Maffei, il tiro da parte di Maffei, palla alta sulla traversa, ha provato la conclusione dai 25 metri circa il numero 3 della formazione bianco-blu, servito da Ciro Foggia, aveva un po' di spazio, ha provato una conclusione con la palla che è terminata di un metro circa oltre la traversa della porta difesa da Vismara. Valenti, c'è Bacio Terracino su di lui, Valenti lo supera con un sombrero, poi il lancio in avanti, palla nella zona di Opola che viene fermato in fallo laterale. L'ultimo tocco è stato proprio del giocatore della formazione bianco-blu, anzi brindisina, rimessa bianco-blu con la rimessa di Maffei, mentre i fumogeni al momento stanno oscurando la camera. Cavese che mantiene il possesso di palla con la rimessa laterale che sta per essere effettuata da Mattia Maffei all'altezza della linea mediana del campo. Pallone lungo in avanti per Foggia, anticipato da Sirri. Valenti, pallone lungo in avanti con Opola, anticipato da Magri. Maffei, pallone che rimbalza, ancora il colpo di testa del numero 3 della Cavese, Cancelli anticipa Bubas, pallone che viene messo in fallo laterale, ancora la Cavese in avanti con Maffei, il tocco per Bacio Terracino, ancora per Maffei, potrebbe crossare il numero 3 della Cavese, pallone che viene raccolto da Vismara, dalla parte opposta Muñoz viene anticipato da Dammacco che prova a ripartire, si porta però la palla direttamente in fallo laterale. Ancora la Cavese in pressione con Muñoz, pallone per Cuomo, il cross in area di rigore, l'uscita in presa alta da parte di Vismara in una zona dove non c'erano maglie bianco-blu, non ci sono problemi per l'estremo difensore del Brindisi che gioca con le mani sulla sinistra per Di Modugno. In avanti per Dammacco, c'è Basile su di lui, riesce Dammacco per un attimo, poi è il break della Cavese con Basile, poi Bubas chiede calma, Ciro Foggia al compagno di reparto che in maniera frettolosa ha provato a lanciare nel corridoio Ciro Foggia, che però era in controtempo e quindi non è riuscito ad arrivare sul pallone a lui indirizzato. Santoro, Dammacco, ancora Santoro, pallone che non viene stoppato dall'attaccante del Brindisi, riparte la Cavese con Aliperta, Basile, pallone lungo per Bubas, l'anticipo di Sirri, Altobello in anticipo su Santoro,
Malaccari, mentre c'è il guardaline che aveva alzato la bandierina. C'è da dire che il signor Tonambei non si fida dei suoi collaboratori, o meglio c'è scarsa collaborazione. In più di un'occasione le segnalazioni non sono repentine, anche in occasione del gol del vantaggio del Brindisi non nutriamo forti dubbi, anche con l'emittente della TV pugliese ci siamo consultati, anche per loro ci sono forti dubbi, probabilmente la posizione era di offside. Riparte il Brindisi con Malaccari, sulla destra per Opola c'è Maffei su di lui, bravo il numero 3 della Cavese a fermare Opola. Riparte la Cavese con Foggia, c'è Sirri su di lui, anzi Malaccari. Cavese che riconquista il pallone con Aliperta, Altobello, Basile. Avanza palla al piede il 20 della Cavese, pallone per Cuomo, buono il pallone per Mugnoz, poi Bubas sulla tre quarti. Avanza il 19 della Cavese, Bacio Terracino al limite, Cavese che manovra, Rafa Mugnoz, lato corto di destra dell'area di rigore, viene però fermato da Cancelli. Pallone in avanti per Santoro, c'è Altobello in pressing alto su di lui, poi è Di Modugno per Danna, lancio in avanti, c'è netta posizione di offside da parte di Dammacco, guardaline che non interviene, è in anticipo la retroguardia della formazione bianco-blu. Aliperta, Maffei, pallone per Bacio Terracino troppo lungo, Gorzeleschi non si fida e lancia lungo in avanti, c'è Magri con Opola che rincorre la sfera, Magri si fa anticipare, sta per entrare in area, ancora Opola, tocca all'indietro, alla conclusione, palla alta da parte di Santoro, una indecisione da parte di Kevin Magri. Vediamo che il replay con la conclusione da parte di Santoro sulla sponda di Opola. Dicevamo, Magri ha lasciato rimbalzare la sfera, Opola è molto più veloce, lo ha anticipato e ha offerto un assist a Santoro che però non è riuscito a trovare lo specchio della porta. Riparte la Cavese con Maffei, Ciro Foggia viene messo giù, il direttore di gara non interviene accordando la norma del vantaggio, Maffei ha anticipato, Aliperta di testa, Ciro Foggia, c'è Malaccari su di lui, viene messo a terra Foggia, non interviene l'arbitro. Riparte il Brindisi con Cancelli, Santoro, Valenti, Cancelli, Gorzeleschi, ancora Cancelli, scambio con Valenti, verticalizzazione per Opola che però era in posizione di offside, quindi si disinteressa della sfera che viene poi raccolta da Magri. Altobello, 8 minuti della ripresa, Brindisi 1 Cavese 0, ancora Magri, Bacio Terracino, l'anticipo su di lui da parte di Valenti, con le mani Maffei, Bubas, Altobello nel cerchio di centrocampo, Mugnoz, pallone al limite dell'area per Bubas, si libera Bubas, potrebbe provare, tocca per Foggia, due giocatori su di lui, prova la conclusione, palla per Cuomo, poi ancora Cuomo, il pallone che viene deviato in calcio d'angolo, Cavese che sta premendo e si sta facendo preferire la formazione del Brindisi in questa ripresa. Quinto tiro dalla bandierina e sale anche l'incitamento degli oltre 2000 sostenitori bianco-blu che sono proprio sotto la nostra postazione qui in tribuna. Bacio Terracino dalla bandierina. Pallone in aria, colpo di testa da parte di Di Modugno che mette fuori, rimessa laterale per la Cavese. Va Cuomo, tocca per Mugnoz, ancora Cuomo, si prepara al cross, supera Danna, il cross da parte di Cuomo, palla che arriva a Bacio Terracino dalla parte opposta, il colpo di testa all'indietro per Maffei che però è in ritardo, attenzione alla ripartenza di Opola, pallone centralmente per Malaccari, rincorso da Maffei, apre sulla sinistra per Danna, ha recuperato la posizione il pacchetto arretrato della Cavese, Danna per Dammacco, raddoppio di Maffei, poi è Malaccari che riesce ad andare via a Cuomo,
poi ancora D'Ammacco, limite dell'area, si accentra, prova la conclusione e palla direttamente fuori. Ha provato a imbastire una manovra d'attacco il Brindisi sulla sinistra con il pallone che è arrivato a D'Ammacco, si è accentrato, il suo tiro è terminato alto sulla traversa, mentre c'è una sostituzione nel Brindisi con Maltese con il numero 80 che è pronto ad entrare in campo, prende il posto di D'Ammacco. Quindi sostituzione nel Brindisi al decimo della ripresa, con un centrocampista per un trequartista, quindi si copre mister Danucci. Quindi dal decimo della ripresa in campo con il numero 80 Maltese. Brindisi che ovviamente prova a mantenere il vantaggio, partita ancora lunga. Cavese che ci prova con il lancio per Bubas anticipato, Maffei su Opola, arriva anche Foggia che lo ferma. Maltese, c'è Sirri, pallone in verticale per Danna. Santoro, anzi ancora Danna, fermato da Basile, rimessa laterale per i bianco-blu. Muñoz, Bubas va giù, calcio di punizione per la Cavese. Lancio di Aliperta sulla sinistra per Bacio Terracino, lo stop da parte del 24 della Cavese che punta Valenti. Maffei, va giù Maffei, non interviene il direttore di gara, c'è uno strattonamento ai danni del giocatore della Cavese che guadagna una rimessa laterale, si lamenta Maffei che indica all'arbitro di essere stato trattenuto per la maglietta, non ha concesso il calcio di punizione ma solo una rimessa laterale. Pallone per Bacio Terracino, il colpo di testa, poi sfera che arriva da Aliperta, la conclusione, palla fuori. Ha avuto una buona occasione Domenico Aliperta con questa conclusione dal limite dell'area, si è coordinato il suo tiro, però è terminato direttamente a fondo campo mentre c'è un giocatore del Brindisi a terra al limite dell'area. Mentre si prepara una nuova sostituzione nel Brindisi con Triarico, è un attaccante, vediamo di chi prenderà il posto. Tanto mister Danucci sta ancora dando indicazioni a Triarico. Intanto è pronto anche nella Cavese il Pocio Banegas che prende il posto di Sergio Bubas al tredicesimo della ripresa, quindi esce il numero 19 Bubas nella Cavese, al suo posto il Pocio Banegas con il numero 10. Speriamo che possa dare maggiore vivacità all'attacco della formazione bianco-blu. Pocio Banegas che era stato tenuto in panchina anche contro la Nocerina, mentre è pronto anche con il numero 7 Triarico nel Brindisi che prende il posto di Santoro, quindi esce Santoro ed entra Triarico con il numero 7 nel Brindisi. Non ce la fa Santoro che ha problemi fisici, un attaccante per un attaccante, non cambia nulla nel Brindisi che con l'ingresso in campo di Maltese sembra essere passato ad un più puro 4-3-3 con Opola, Danna e adesso Triarico a comporre il tridente d'attacco. Adesso è Bacio Terracino che ferma Malaccari con un fallo secondo il direttore di gara e calcio di punizione per il Brindisi, tutto questo al 14esimo della ripresa, sempre 1-0 a favore della formazione di Danucci. Maltese all'indietro per Gorzeleschi, Malaccari, pallone per Opola, va in copertura Aliperta che lo ferma in fallo laterale. Sembra un po' in difficoltà anche Domenico Aliperta, potrebbe magari mister Troise pensare a una nuova sostituzione. C'è Aldo Bezzone che potrebbe magari
dar man forte al centrocampo della formazione bianco-blu. Opola in area di rigore, viene fermato da Maffei. E calcio d'angolo per il Brindisi. Va Maltese. Che batterà di sinistro. Cross da parte di Maltese, il colpo di testa da parte di Basile, poi arriva Valente che rimette in area, poi Aliperta che la mette fuori, sembrava posizione di fuorigioco, ancora fa, non interviene il direttore di gara, il colpo di testa e palla di poco fuori da parte di Opola, ci sono ancora le proteste, adesso ha segnalato la posizione di offside, degli assistenti che stanno comunque lasciando grossi dubbi per quanto riguarda le decisioni prese. In precedenza era sembrato già in posizione di offside il giocatore del Brindisi, adesso è stato fischiato il fuorigioco ad Opola. Di Modugno all'indietro per Sirri, pallone per Triarico, c'è Altobello su di lui, pallone all'indietro per Di Modugno, ancora Triarico, anzi si trattava, sì era Triarico, è stato fermato in fallo laterale, rimessa per il Brindisi con il solito Di Modugno. Brindisi che ha perso in attacco per infortunio Santoro e Dammacco, due giocatori che sono stati due punti cardine della formazione brindisina in questa stagione. Ottimo l'anticipo di Aliperta su Dan, può ripartire la Cavese, impreciso però Aliperta, il suo lancio termina direttamente in fallo laterale. Vediamo se si muove qualcosa sulla panchina della Cavese, infatti è proprio Aldo Bezzon che è pronto ad entrare in campo, l'avevamo chiamata la sostituzione, un Bezzon che sicuramente può dare qualcosa di importante in campo. Vediamo che viene richiamata a gran voce, vengono chiamati i cambi, mentre vediamo che manda in campo Bezzon e Gagliardi, escono con il 17 Cuomo e con il 18 Altobello, quindi dovrebbe arretrare probabilmente Rafa Muñoz sulla linea dei difensori, anzi probabilmente può giocare a 3, decide di giocare a 3, quindi in campo Mattia Gagliardi e Aldo Bezzon che prendono il posto di Enrico Altobello e di Emmanuel Cuomo. Vediamo dove si posizionerà Aldo Bezzon, probabilmente proprio accanto a Domenico Aliperta, quindi la Cavese ha una doppia opzione in fase di costruzione del gioco, sia con Aliperta sia con Aldo Bezzon. Basile, Rafa Muñoz, Banegas, Pocio Banegas, la rimessa che viene affidata poi a Rafa Muñoz. Bezzon, Gagliardi, ancora Bezzon, Aliperta, Basile, Muñoz, Bezzon, Magri, ancora Bezzon, a spazio Gagliardi, riceve il 7 della Cavese, pallone per lo scambio con Banegas, poi è Foggia anticipato e Aliperta di testa, Di Modugno, pallone lungo per Triarico che viene fermato ottimamente da Aldo Bezzon, bravo il giocatore della Cavese, pallone per il Pocio Banegas, mantiene il possesso il 10 della Cavese, riceve Rafa Muñoz, buono il pallone per Aliperta, la conclusione di Aliperta e palla fuori, ancora impreciso il 4 della Cavese che ha avuto una buona occasione ancora al limite dell'area di rigore, è stato un po' troppo precipitoso Aliperta, aveva possibilità di stoppare la palla, ha preferito la conclusione diretta e la palla è terminata fuori di un metro e mezzo circa alla destra della porta difesa da Vismara, ancora una buona occasione per la Cavese che con questo nuovo assetto tattico sembra aver alzato la pressione, Brindisi che sembra in difficoltà da qualche minuto, Cavese che gioca ma di più palla a terra con la squadra corta e con
Bacio Terracino, Gagliardi e Banegas contemporaneamente, che con i loro fraseggi corti potrebbero mettere in difficoltà la retroguardia del Brindisi. Adesso si alza la bandierina dell'assistente, posizione di offside da parte di Danna. Magri, Bezzor, Aliperta, Mugnozza, un po' di spazio, il giocatore della Cavese può avanzare, pallone per Gagliardi, Banegas, ancora Mugnozza, pallone in area, il colpo di testa di Sirri, poi è Malaccari che esce, palla al piede, avanza il numero 19, non ci sono compagni liberi, tocca all'indietro per Di Modugno, Triarico all'indietro ancora per Di Modugno. Bezzon lascia scorrere la sfera che viene raccolta da Magri. Aliperta, Bezzon, ancora Gagliardi, largo per Bacio Terracino, Maffei, il cross in area di rigore, Mugnoz sembra in anticipo su Di Modugno, riesce a guadagnare la rimessa laterale, subito con le mani per il Pocio Banegas, il cross e palla messa in calcio d'angolo. Una Cavese che è sicuramente diversa dopo i cambi effettuati da mister Troise, una Cavese che ha cambiato il suo modulo tattico. Bacio Terracino per il calcio d'angolo, pallone per Magri, il colpo di testa, poi è Di Modugno che anticipa i calciatori della Cavese con Gagliardi che tocca all'indietro per Foggia, ancora per Gagliardi che può puntare Valente, pallone per Maffei in area di rigore, il cross mette fuori Gorzeleschi. Insiste la Cavese e aumenta anche il tifo dei sostenitori bianco-blu sotto la nostra postazione. Maffei con le mani, Bezzon, Maffei prova ad andare via, Malaccari, va giù Maffei, intervenuto il direttore di gara per comandare il calcio di punizione a favore della Cavese. Pallone subito in area, Vismara si distende da Branca il pallone, ma il direttore di gara non aveva ancora fischiato, quindi tutto da rifare. Bezzon e Gagliardi per la battuta. Vediamo chi andrà dei due. Con una volta visuale un po' offuscata dai fumogeni qui in tribuna. Tanto c'è una torcia in campo, non se ne avvede il direttore di gara. Pallone per Magri che viene anticipato di pugni da Vismara, palla che viene raccolta da Bacio Terracino. Rafa Mugnoz con le mani. Bezzon. Magri. Maffei. Pallone per Terracino, Bacio Terracino per Gagliardi, il cross per Foggia, Banegas anticipato, palla che arriva a Gagliardi che non riesce a stoppare la sfera, poi è Maffei che viene anticipato, può ripartire il Brindisi, Malaccari, pallone per Danna che prova a mettere in movimento Triarico, c'è Bezzon in copertura. Non ci sono compagni in assistenza, adesso arriva Cancelli. All'indietro per Di Modugno, Sirri, pallone per Maltese, sulla destra per Valenti, sbagliato il disimpegno da parte di Maltese, palla in fallo laterale, con le mani Bacio Terracino, Maffei, all'indietro per Magri, Basile,
Gagliardi. Anticipato Gagliardi, pallone in verticale per Danna, c'è Basile in anticipo che tocca all'indietro. Sembra un po' stanco il Brindisi. Cavese che si sta proponendo sovente in avanti. Pallone per Foggia, l'anticipo di testa da parte di Gorzeleschi, poi è Magri su Opola. Bravissimo Magri ad anticiparlo, può ripartire la Cavese. Dai Maffei, largo per Foggia. Ma il numero 9 della Cavese si accentra. Prova a servire dalla parte opposta a Banegas, anticipato Rafa Muñoz. Banegas, punta di Modugno, lo supera, entra in area Banegas, 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 ancora Banegas, tocca per Gagliardi, la conclusione, palla alta. Intanto i giocatori della Cavese chiedono un tocco di mani, vediamo il pallone che sta per arrivare a Gagliardi, la conclusione da parte di Gagliardi che chiedeva una deviazione probabilmente, mentre c'è un'ammonizione proprio per Mattia Gagliardi per proteste. Chiedeva una deviazione Mattia Gagliardi sulla conclusione. Erano andati Foggia e Gagliardi a protestare, quindi il destinatario del cartellino era uno dei due. Intanto c'è una nuova sostituzione nel Brindisi, esce anche Danna, sta uscendo tutto il terminale offensivo del Brindisi, entra Felleca, altro ex di turno, al 27esimo minuto. Mentre esce con calma Danna per guadagnare secondi preziosi, quindi Danna per Felleca, un calciatore brevilineo che nella gara di due settimane fa aveva messo in difficoltà il pacchetto arretrato della formazione meteliana. Intanto non si gioca da almeno un paio di minuti, il rinvio da parte di Bismara, il colpo di testa da parte di Magri, Triarico fermato da Bezzon, palla in fallo laterale. Di Modugno con le mani, pallone per Felleca, all'indietro per Maltese, Valenti, Sirri, in verticale per Triarico, l'anticipo di Rafa Muñoz, Bezzon, Aliperta, Basile, Magri, c'è il fallo su di lui commesso da Felleca, velocemente Magri per Basile, ancora Magri, pallone corto per Banegas che viene anticipato dall'intervento di Cancelli, poi va via Malaccari, il pallone per Felleca, attenzione ancora Malaccari che è solo, attenzione Malaccari davanti alla porta, il pallone per Opola e palla in rete, il raddoppio del Brindisi. Cavese che si è fatta cogliere impreparata con questo contropiede orchestrato dal Brindisi e Opola ha raddoppiato al 74esimo minuto, al 28esimo. Una prateria si è aperta con Malaccari che è andato via trovando un buco centralmente, ha messo la palla in aria per un solissimo Opola che ha raddoppiato al 29esimo della ripresa. Brindisi 2, Cavese 0. Verrà anche ammonito Pola per aver tolto la maglia.
ancora 16 minuti più recupero la Cavese, mentre c'è una nuova sostituzione con Tumminelli che sta per entrare in campo. Esce Magri, quindi esce con il numero 30 Magri, al suo posto con il numero 11 Tumminelli, alla mezz'ora esatta del secondo tempo. Non sappiamo se Magri abbia accusato problemi fisici, fatto sta che sono usciti i due centrali difensivi della Cavese. Adesso ci sono dietro Basile, Muñoz e Maffei, con Tumminelli adesso che ha preso il posto sulla linea mediana a destra di Rafa Muñoz, che è andato sulla linea dei difensori. Basile, Bezzon, Tumminelli, lo scambio con Banegas, ancora Banegas, se ne va, pallone per Gagliardi anticipato in calcio d'angolo, tiro dalla bandierina per la Cavese alla mezz'ora, 31esimo della ripresa. Deve riaprirla subito la Cavese. Il cross in aria, pallone che viene messo fuori, Bezzoni in anticipo su Felleca, pallone per Foggia anticipato da Gorzeleschi, poi all'iperta di testa c'è una spinta in area di rigore, non interviene il direttore di gara, poi è Sidri che rinvia lungo in avanti, l'anticipo da parte di Basile su Opola, Maffei, bacio Terracino, viene messo giù al limite dell'area e c'è calcio di punizione per la Cavese dalla mattonella di Domenico all'iperta. Speriamo che il numero 4 della formazione bianco-blu possa riaprire questa partita. Mentre zoppica anche bacio Terracino. Tanto continua ad arrivare in campo qualche torcia, la partita non è ancora persa, devono stare tranquilli i supporters metelliani, devono continuare a dare prova di sportività, bisogna stare calmi. Mentre la barriera del Brindisi è formata da 5 uomini, c'è anche il classico coccodrillo che si è sdraiato a terra per evitare che Aliperta possa operare una conclusione raso terra. Vediamo Gagliardi all'iperta, vediamo chi parte, va Gagliardi, la conclusione, palla di poco fuori, è riuscito ad aggirare la barriera Gagliardi con la palla che però è terminata al lato. Occasione per la Cavese al 33esimo minuto, tiro di Gagliardi e la palla che è terminata di poco al lato. Continuano a piovere torce in campo. E non è sicuramente questo l'atteggiamento giusto che deve tenere la tifoseria metelliana. C'è ancora tutto il tempo per recuperare, ma al di là del tempo che rimane bisogna comunque dare prova di sportività e lealtà, quello che il pubblico di fede metelliana ci ha sempre abituato a dare. Mentre vediamo che il quarto uomo sta chiedendo al direttore di gara di sospendere la partita. Mentre vediamo il dirigente della Cavese Gianmarco Amato che sta chiedendo calma ai tifosi della Cavese che continuano a lanciare torce in campo. Anche Maffei chiede
calma ai sostenitori bianco-blu. E l'epilogo peggiora. Gioco ancora fermo. Ci sarà da recuperare. Il gioco è praticamente fermo da più di 3 minuti a causa del continuo lancio in campo di torce e fumogeni da parte dei sostenitori metelliani che continuano. Ripetiamo ancora una volta, non è questo l'atteggiamento da tenere. La Cavese si sta giocando uno spareggio promozione. Non è certo questo l'aiuto da dare alla squadra in questo momento, è tutto a favore del Brindisi che sta conducendo per 2-0. Non si gioca praticamente da almeno 5 minuti, sembra sia tornata la calma. Vediamo che c'è un consulto tra il direttore di gara e l'assistente. Intanto il direttore di gara ha emesso 2 fissi, quindi al momento la partita è sospesa. La situazione sembrava essere tornata alla calma, magari poteva riprendere il gioco, probabilmente lo stava facendo il direttore di gara, poi c'è stata una segnalazione da parte del guardaline che è posizionato proprio sotto il settore dei tifosi metelliani, non sappiamo se abbia potuto lamentare qualcosa all'arbitro, mentre vediamo che i giocatori stanno discutendo con l'arbitro, mentre c'è Danna che sta parlando con Toman Bey. Chiamiamo ancora una volta in causa Nunzio Siani. Nunzio, un epilogo che peggiore non poteva esserci. Tifosi che devono assolutamente mantenere la calma, la partita non è terminata. No, la partita non è terminata, il Brindisi ovviamente ci ha messo un sigillo, un'ipoteca abbastanza forte, d'altronde per rimanere nell'ambito tecnico, l'avevamo detto nel primo tempo, alla fine del primo tempo la partita si era messa sui canali tattici che la formazione di Danucci preferiva, quella di attendere e ripartire. La Cavese ha fatto anche una buona pressione per 25 minuti, non ha creato occasionissime, però ha tenuto lì il Brindisi, poi è bastato un contropiede ovviamente ben orchestrato per trovare il 2-0. Però detto questo, chiusa questa parentesi, qui ci si gioca molto più di un semplice spareggio, perché il calcio va avanti a prescindere dalla partita di oggi, ci possono essere prospettive diverse, a prescindere, ripeto, dal risultato di questo match c'è una stagione che si deve ancora concludere, perché ci sono i play-off eventualmente, noi ci auguriamo ancora in questi 10 minuti possa succedere ancora di tutto. E poi ci sono dopo i playoff tutta una serie di valutazioni da fare, perché ci sono anche poi le iscrizioni ai campionati, i ripescaggi, c'è una società che è arrivata nuova il 2 agosto dello scorso anno e che potrebbe, starebbe chiaramente nelle condizioni di poter programmare, perché si può perdere un campionato, ci sta, il calcio si accetta sportivamente, perché nella vita si deve essere capaci sia di vincere che di perdere, bisogna saper vincere e bisogna saper perdere. Oggi il Brindisi ha fatto la sua partita, noi la nostra, la sta vincendo il Brindisi e il calcio va così. Certo la rabbia c'è, perché ovviamente era un campionato che eravamo lì per vincerlo, però succede, non è la prima squadra che lo perde in questo modo, non sarà l'ultima, però alcuni elementi, perché poi non vorrei criminalizzare un'intera tifoseria che qui nella stragrande maggioranza è corretta, è colorata, è colorita, sta ancora sostenendo la squadra, però pochi elementi devono evitare di
rendere questo finale di campionato e di questa partita in particolare un dramma sportivo, perché non deve diventare, anche domani sui giornali dobbiamo leggere titoli, deve essere invece una giornata di sport fino in fondo, e spero che ristabilite le condizioni in campo di serenità, si possa ritornare a giocare gli ultimi 10 minuti più recupero, quello che sarà sarà, e poi tutti tornare a casa serenamente, perché è il gioco dello sport, si vince e si perde. Assolutamente Nunzio, al momento quindi la partita è sospesa, non sappiamo quali potrebbero essere le decisioni del direttore di gara, che praticamente dopo un continuo e reiterato lancio in campo di torce fumogeni piovuti dal settore dei tifosi metelliani ha deciso di sospendere la partita. Ci sono al momento anche le forze dell'ordine proprio nei pressi del serpentone che porta gli spogliatoi, mentre c'è anche il presidente Lamberti che si sta sbracciando chiedendo calma ai sostenitori bianco-blu. Una partita che si è messa proprio come voleva il Brindisi, che nel primo tempo aveva trovato il gol del vantaggio con Danna dopo che aveva lasciato il pallino del gioco nelle mani della Cavese, una Cavese che aveva provato a costruire, ma solo con Foggia in un paio di circostanze aveva provato a trovare la via del gol e non ci è riuscita. Poi proprio in occasione dello scadere c'è stato un tiro da parte di Sergio Bubas con la respinta di piede da parte del portiere Vismara. Nei secondi 45 minuti la Cavese era entrata in campo con il piglio giusto, aveva operato poi il tecnico anche delle sostituzioni cambiando l'assetto tattico e passando a tre dietro, mandando in campo sia Bezzon sia Gagliardi, quindi la Cavese che era passata da un 4-4-2 ad un 3-4-3 si era presentata soventemente nell'area di rigore avversaria, non riuscendo però a trovare la via della porta, essendo però scoperta in difesa è bastato un semplice contropiede, si è fatto sorprendere il centrocampo metelliano con Malaccari che si è praticamente buttato in un buco, si è proiettato poi nella metà campo della Cavese, c'è stato poi un cross in area di rigore per Opola solo che ha messo la palla in rete, mentre le due squadre stanno rientrando in campo. Dovrebbero esserci circa 10 più recupero, Nunzio. Sì, si riprova a giocare ovviamente, qui c'è bisogno della maturità, perché altrimenti se ricominciamo a rimuttare in campo dei fumogeni è chiaro che la partita a quel punto sarebbe sospesa in maniera definitiva. Mancano ancora 10 minuti, circa 9-8 più recupero, e che Dio ce la mandi buona, insomma vediamo che cosa succede. Siamo all'82esimo, era fermo il cronometro al momento della sospensione, mancano 8 minuti più recupero. Come dicevi, Troisi con i cambi ha provato a cambiare modulo, ci vorrebbe una scintilla, ci vorrebbe un gol per riaccendere un attimo la speranza e poi arrivare ovviamente a giocarsi il tutto per tutto nel finale. Vediamo se ci sono i presupposti per riprendere a giocare, sembra di sì, si attende solo il fischio del direttore di gara. Mentre Tom Ambei, vediamo che va a riprendere posizione il direttore di gara al centro del campo. E c'è il fischio, quindi gioco che sta riprendendo. Mentre c'è ancora un lancio di una torcia in campo. Bisogna assolutamente smetterla. Cava dei Tirreni perde dignità in questo modo. E non è assolutamente il caso che la città di Cava dei Tirreni prenda degli schiaffi di questo tipo. Pallone che sta per arrivare in area di rigore, Muñoz anticipa Opola, poi è Bezzon che viene fermato fallosamente. Calcio di punizione per la Cavese.
Aliperta per Bezzon. Aliperta. Maffei. Aliperta. Fermato da Malaccari. Sta giocando una grande partita. Ancora Aliperta. Il cross per Gagliardi. Si gira Gagliardi, la conclusione, palla ancora fuori, sfortunata la Cavese. Sono 18 i minuti di recupero accordati dal quarto uomo. A partire da questo momento. Quindi dovrebbe giocarsi fino al 101esimo minuto. Basile, pallone in avanti per Gagliardi. Tumminelli. Bezzon. Tumminelli. Ancora Banegas. Avanza il 10 della Cavese. Pallone per Foggia anticipato da Gorzeleschi. Basile su Felleca. Alla meglio il numero 20 della Cavese, che subisce anche fallo, mentre Triarico allontana la palla. Ancora una torcia in campo. Viene subito raccolta da Gagliardi, che la porta fuori. Il gioco si sviluppa sulla destra. Tumminelli, il cross in aria, pallone che arriva verso Bacio Terracino, anticipato da Valenti, poi è Mugnoz. Gagliardi, ancora Mugnoz. Va giù il 25 della Cavese, non c'è fallo, e poi Gagliardi mette giù Felleca. Calcio di punizione per il Brindisi. Il lancio lungo da parte di Vismara, pallone raccolto dalla parte opposta da Colombo. Tumminelli, pallone per Bezzon, che termina direttamente in fallo laterale. È a corto di idee adesso la Cavese, sembra aver perso le speranze. Rimessa laterale con Di Modugno. Opola per Felleca. Malaccari, pallone per Opola, posizione di fuorigioco, ancora una volta non chiamata dal guardaline. Veramente pessima la prestazione dell'assistente quest'oggi, che opera sotto il settore tribuna, in netta posizione di fuorigioco. Opola ancora una volta non segnalata. Gagliardi, subito lancio per Banegas sulla destra. Va Banegas, sovrapposizione. Tumminelli, viene servito. Di Modugno mette fuori, palla che viene raccolta da Bezzon. Gagliardi al limite, viene messo giù, c'è calcio di punizione per la Cavese. Questa è la mattonella di Aliperta. Vediamo se Domenico Aliperta può provare a riaprire questa partita. Gagliardi, Banegas e Aliperta sul punto di battuta. Vediamo chi proverà, probabilmente parte Banegas. Vediamo. Intanto c'è una nuova sostituzione nel Brindisi con il numero 18 Sisai, che entra in campo. Dovrebbe essere uscito Malaccari. Seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione a favore della Cavese.
si è allontanato Aliperta, Vanegas e Gagliardi. Ancora Gagliardi, la conclusione, palla alta. Aliperta potrebbe almeno prendersi la responsabilità di un calcio di punizione dalla sua mattonella. Evidentemente non c'è dal punto di vista psicologico il centrocampista della Cavese. Conclusione direttamente alta sulla traversa. Nunzio era la posizione di Aliperta, non se l'è sentita. No, non so adesso come siano le gerarchie su questi calci piazzati, è evidente che l'aspetto psicologico conta tanto e in questo momento il suo è sicuramente piuttosto basso. Vanegas, Gagliardi, Bezzon. Gagliardi per Muñoz. Maffei. Gagliardi, pallone per Tumminelli, cross basso, mette fuori Cancelli. Bezzon alla rincorsa della sfera. Vanegas. Pallone in area, colpo di testa di Sirri. Sfera che viene raccolta da Muñoz sulla sinistra. Il cross basso in area, mette fuori ancora Cancelli e poi Felleca non riesce a mantenere la palla in campo. Maffei con le mani per Gagliardi, anticipato da Opola. Se ne va il giocatore del Brindisi, fermato da Basile. Poi Felleca supera Gagliardi, pallone per Triarico. Ci mette una pezza Bezzon, pallone per Felleca, posizione regolare, parata da parte di Colombo con i piedi e poi accompagna Tumminelli con i piedi, con la testa, chiedo scusa, a beneficio di Colombo. Bezzon, Tumminelli, Aliperta, Bezzon, Aliperta, Muñoz. Cross, il colpo di testa e il gol! Ciro Foggia la riapre! Gol della Cavese, Ciro Foggia! Dai Cavese, Ciro Foggia! Abbiamo ancora 11 minuti, 10 minuti, dai Cavese! Dai Cavese! Gran gol di Ciro Foggia! Dai Cavese, non è ancora finita. Di Modugno. Bezzon. Tumminelli di testa riesce a servire Vanegas. Va Vanegas fra due avversari, viene messo giù. Pallone secondo il direttore di gara. Cancelli prova a servire Felleca. C'è Basile su di lui. Pallone centrale per Maltese, attenzione alle incursioni, bravissimo Aliperta in questa circostanza. E poi c'è un fallo da parte di Cancelli, viene ammonito Cancelli, un cartellino combinato al giocatore del Brindisi, poco fiscale il direttore di gara per tutta la partita, almeno per quel che riguarda i cartellini alla formazione di Danucci. Ammonito Cancelli. Basile per Bezzon. Vanegas. Tumminelli. Il cross da parte di Tumminelli, mette fuori Cancelli. Ancora Maffei, Foggia. Anticipato ancora da Cancelli, Felleca prova a ripartire. Tumminelli su di lui, si ferma Felleca, prova a mettere in movimento Triarico in area, attenzione a Opola che è libero, bravissimo Basile a salvare tutto. Mette la palla in fallo laterale. Partita ancora aperta, deve crederci la Cavese. Di Modugno,
con troppa calma per la rimessa laterale. 3 Arico, Bezzon, ancora Di Modugno, può ripartire la Cavese, Aliperta, apre per Muñoz, dai Cavese, vai Muñoz, Maffei, c'è Bacio Terracino pronto a ricevere, se ne va Maffei, non portiamo palla, rimessa laterale. Muñoz, Basile, Bezzon, un po' di spazio il centrocampista della Cavese, Tumminelli, cross da parte di Tumminelli, la presa alta da parte di Bismara, cross in una zona dove non c'erano attaccanti della formazione bianco-blu, troppo sul portiere, non ha avuto problemi Bismara. Pallone lungo in avanti per Opola, c'è Muñoz in anticipo, riesce a impossessarsi della sfera Opola, tocca per Sesai, Felleca, ancora Sesai, va Felleca, cross lungo, attraversa tutto lo specchio della porta e termina in fallo laterale. Alla rimessa Tumminelli, Basile, Bezzon, Aliperta, Gagliardi, pallone per Banegas, la conclusione di Banegas, la deviazione, palla in calcio d'angolo, Cavese vicino al pareggio, la conclusione da parte del Pocio Banegas, la deviazione provvidenziale da parte di Gorzeleschi che con la schiena ha mandato la palla in calcio d'angolo. Intanto c'è un'altra sostituzione nel Brindisi con il numero 3 Esposito che prende il posto del numero 20 Maltese, anzi si tratta di Opola, esce Opola con il numero 20. Dovrebbe esserci un supplemento di recupero per questa sostituzione, quindi Esposito per Opola. Dalla bandierina la Cavese con Bacio Terracino e Banegas. Mentre c'è movimento in area di rigore. Dai Cavese. Banegas il cross, pallone che attraversa tutta l'area, va a terra, Gagliardi non fischia il direttore di gara, allontana il Brindisi. Non c'era contatto, ci è sembrato di vedere dal replay. Bezzon, Tumminelli, il cross da parte di Tumminelli, fa scorrere Foggia Aliperta, non riesce a deviare. Felleca, ancora la Cavese, Bezzon. C'è Banegas pronto a ricevere. Bezzon in verticale per Aliperta, area di rigore, prova a toccare all'indietro per Basile, palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Cavese. Gianni si segna. Bezzon. Pallone tagliato. Viene toccata da un giocatore del Brindisi e nuovo calcio d'angolo per la Cavese. Scambio corto, Gagliardi, il cross, la palla che arriva nell'area di rigore, Gorzeleschi la mette fuori. Arriva Maffei prima di tutti. Tocca per Colombo. Arriva Aliperta. Preferisce il rinvio lungo Colombo.
Gagliardi anticipato, Felleca, Triarico, ancora Felleca, pallone per Sesai, Banegas mette in fallo laterale. Arriva Valenti per la ripresa. Rallenta la ripresa delle ostilità il Brindisi. Pallone lungo in avanti per Triarico, c'è cioè in anticipo Muñoz, la palla termina direttamente in fallo laterale. Con le mani Rafa Muñoz. Pallone a Basile. Tumminelli. Bezzon. Avanza Bezzon. Maffei. Può salire la Cavese. Avanza Maffei. Pallone per Gagliardi, il velo per Foggia anticipato da Sirri. Lo stop da parte di Basile. Bezzon. Cambia gioco sulla sinistra per Bacio Terracino. Aliperta. Muñoz. Maffei. Suo cross viene rimpallato e l'ultimo tocco è stato proprio di Maffei, palla in fallo laterale per il Brindisi. Maffei anticipa Felleca. C'è stato il fallo da parte di Felleca su Maffei. Tanto c'è Cancelli a terra, mentre c'è un battibecco tra le due panchine. Rimasto a terra anche Cancelli. Dovrebbe esserci un ulteriore supplemento, mentre viene espulso Angeletti, secondo portiere della Cavese, direttamente dalla panchina. Mentre c'è anche un componente della panchina del Brindisi che viene espulso. Calcio di punizione per i bianco-blu. Ultimo giro di lancette, più salvo eventuale ulteriore recupero. Basile, Bezzon. Cross in area. Colpo di testa di Siri a mettere fuori, Aliperta ancora di testa per Gagliardi. Buono il pallone per Bezzon. Può far partire il cross. Dai Aldo. Parte il cross, mette fuori Siri, Aliperta, anticipato. Palla in fallo laterale. Mentre il direttore di gara dovrebbe aver assegnato. Ancora un minuto. Maffei, Bacio Terracino anticipato. Bezzon. Basile. Banegas. Colpo di testa di Muñoz. Sesai si rimette fuori e poi allontana in fallo laterale la retroguardia del Brindisi. Tumminelli, una delle ultime occasioni per la Cavese. Banegas, pallone per gli attaccanti della Cavese che vengono anticipati e parte in contropiede Felleca, rincorso da Banegas. Felleca tu per tu con Colombo. Felleca supera anche Colombo e mette in rete. Finisce qui la partita. Arriva anche il triplice fischio. Il Brindisi è in Serie C. Finisce nel peggiore dei modi per la Cavese, dopo un campionato praticamente dominato. Ha avuto il match point a due giornate dalla fine contro il Martino, una gara scellerata da parte della formazione bianco-blu,
che con la sconfitta interna poi ha permesso di riaprire il campionato. Nello scontro diretto il Brindisi con la vittoria è riuscito a raggiungere la Cavese in classifica e nello scontro diretto ha avuto la meglio. Nunzio, che dire di questa partita e dell'epilogo di questa stagione? Senti, sicuramente nello scontro diretto abbiamo detto dall'inizio della partita tutto può succedere perché può dipendere dagli episodi. È evidente che nel primo tempo la Cavese ha giocato meglio del Brindisi, o meglio, il Brindisi ha fatto la sua partita mantenendosi dietro la linea della palla e cercando di ripartire. La Cavese ha giocato, ha fatto partita perché ha le caratteristiche per farlo. È evidente che il Brindisi è stato più bravo, ha segnato l'1-0, ha trovato nel secondo tempo con un atteggiamento ancora più guardingo e attento il gol del raddoppio con una sola ripartenza, in 25 minuti aveva ripartito una sola volta, ed è chiaro che ha dimostrato di aver letto bene, preparato bene la gara. La Cavese dal canto suo può rimproverarsi poco in questa partita, può rimproverarsi di aver sbagliato la partita col Martina e ci sta, purtroppo è stata una gara spartiacque quella e dobbiamo dire che la squadra è stata brava 7 giorni fa a conquistarsi uno spareggio che non era assolutamente scontato dopo il KO, il doppio KO anche quello di Brindisi. Questa partita ha ricalcato lo stesso cliché della gara del Fanuzzi, con la Cavese a giocare, il Brindisi in ripartenza, e alla fine si poteva anche forse riuscire a riprenderla per i capelli. Non è stato così, ha vinto il Brindisi, da che mondo è mondo chi vince ha ragione, quindi vince la squadra più forte perché questo dice il campo. La Cavese però ha fatto uno strepitoso campionato in un girone molto molto difficile. Dire un punto di partenza, bisogna aspettare, adesso è inutile fare commenti a caldo sul futuro, soffermiamoci su questa gara. È stata una giusta conclusione, qualcuno ha provato un po' a sporcarla, ma fortunatamente si è arrivati fino alla fine, e un plauso a tutti i protagonisti perché è evidente che ha vinto la squadra più forte, ma in uno spareggio, in un campionato dove Brindisi e Cavese avevano meritato di stare lì in testa. Nunzio, è una stagione che non si conclude qui, visto che si giocheranno poi i play-off che possono essere un'eventuale finestra per la prossima stagione. Beh, e questo lo dicevamo prima, c'è ancora una stagione da completare. Certo, psicologicamente bisogna un attimo ricostruire morale, attese, far capire che c'è ancora tanto che ci si gioca, perché i play-off quest'anno, anche per il regolamento, per i ripescaggi che consente, la Cavese è in una delle primissime posizioni, lo vogliamo ricordare. Ora è evidente che c'è ancora l'amarezza anche a chi ci ascolta, e nessuno vuole ascoltare questo ragionamento, ma i play-off potrebbero aprire porte. Poi è chiaro che dipende dalla disponibilità della società, capiremo nelle prossime settimane cosa succederà, però è un ulteriore elemento che possiamo mettere in campo e che bisognerà perseguire fino alla fine. Ma per avere la possibilità di un ripescaggio bisogna vincerli i play-off, e sono molto complicati da giocare perché le altre formazioni si chiamano Nardò, si chiamano Casarano, si chiamano Barletta, che a differenza di Brindisi e Cavese si sono potute preparare per i play-off in queste settimane, in queste 2 settimane, e quindi arriveranno psicologicamente, fisicamente più preparate. Vediamo che cosa succede. Grazie a Nunzio Siani, noi per il momento ci fermiamo qui dalla sala stampa dello stadio Razza di Vibo Valentia. Ricordiamo il risultato finale: il Brindisi ha battuto la Cavese per 3-1. Vantaggio del Brindisi nel primo tempo con Dan, il raddoppio poi della formazione pugliese nella ripresa con Opola. Aveva provato a riaprirla la Cavese con il colpo di testa di Ciro Foggia, ma proprio all'ultimo giro di lancette il gol dell'altro ex di turno Fellega per il definitivo 3-1. Ci fermiamo qui, linea alla regia.